RGS, la radio sempre con te. RGS Poppy on the road, scavalchiamo le barriere. Bene, sono le 11 in punto, me lo confermi, sono le 11 in punto, sì, perfetto, no, perché... Adesso è 01, è 11 un minuto secondi. Di questo sabato 18 maggio 2024. Buongiorno da Giorgio Contilli, benvenuti su RGS per l'appuntamento mensile con Scavalchiamo le barriere. E per scavalcare le barriere bisogna essere in tanti. Noi siamo già in 4 e siamo già un buon numero. Giorgio Massoli, buongiorno, benvenuto. Buongiorno Giorgio, buongiorno a tutti, buongiorno anche a Francesco e a tutti i nostri radioascoltatori. E, vediamo quali sono i nostri ospiti. Buongiorno e benvenuti ai nostri due ospiti. Allora, una è ormai è una B2, non è un ospite, è una la dottoressa Chiara Occhigrossi, la nostra collaboratrice, e che lei diciamo ha contribuito e contribuisce tuttora a creare e a portare avanti la rubrica, quindi è un ospite per modo di dire, perché ormai è uno dei nostri. Buongiorno. Ciao Chiara, buongiorno. Ma il vero ospite di oggi è l'avvocato Massimo Rolla. Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Vero ospite. Vero ospite. Vero ospite, perché diciamo che mi piacerebbe presentare l'avvocato Rolla come, a parte il ruolo istituzionale che riveste, che magari ne parleremo dopo, come un amico di Poppy on the Road, perché fondamentalmente è stato questo. Io insomma di Poppy on the Road e gli amici miei abbiamo conosciuto l'avvocato Rolla ormai praticamente 3 anni fa, e da quando l'abbiamo conosciuto lui ci ha subito affiancato, ci ha subito appoggiato nelle nostre iniziative. Ma è stato talmente tanto contento, diciamo, di appoggiarci, e si è trovato talmente tanto bene con noi che ha anche proprio partecipato attivamente alle nostre iniziative. E questo mi fa piacere dirlo e sottolinearlo e raccontarlo, perché sì, è vero, sono state iniziative che magari, no, hanno raggiunto, non so bene quale platea, di sicuro non vastissima, non grandissima, però se anche un avvocato che poi attualmente riveste un ruolo molto importante dal punto di vista istituzionale, perché l'avvocato Rolla è il garante dei diritti delle persone con disabilità della regione Umbria, se anche lui ha deciso di appoggiarci e di venire con noi, evidentemente mi fa piacere pensare, voglio pensare, che le nostre iniziative al Poppy on the Road non siano state così proprio campate per aria, ma che comunque un senso l'abbiano avuto. Ma vedi che comunque diciamo che chi sta con Poppy on the Road sono tutti amici, cioè non c'è una persona che sta lì perché, no, c'è prima di tutto questo legame di amicizia, questo voler essere presenti a delle situazioni che sono meravigliose, secondo sì, me. Sì, di sicuro non lo si fa per interesse, questo è sicuro, perché è questo il bello, cioè queste situazioni si sviluppano bene perché insieme si possono fare tante cose, ma veramente tante. Ne diamo un esempio, questa trasmissione che è nata perché comunque sia ci fa piacere che gli altri capiscano come siamo, quali sono le abitudini, quali sono le cose da fare, quelle da non fare, insomma cerchiamo di dare una mano anche noi, anche politicamente e televisivamente parlando. A questo punto mi intrometto proprio in questo. Allora, per ascoltarci rgsradio.it, rgsradio.eu, oppure scaricate l'app, è gratuita, cercate il nostro Radio Green Stage. Ancora il contatto diretto è il 393-88-90-466, qualsiasi momento vi venga voglia di fare domande fatele pure, e a questo punto gli do la parola a Giorgio. Aspetta un attimo, fermiamo subito un'altra cosa. Chiara, oggi c'è il compleanno di tuo padre, bisogna fargli auguri, sì. Ma poi va a finire, ce lo scordiamo. Grazie, sì, auguri papà. Che si chiama? Fausto. Ciao Fausto, tanti auguri a tutti noi. Facciamo un applauso a Fausto, dai. Vai Fausto! Prego. Ok. Va bene, allora niente, io ho detto quello che dovevo dire. Adesso lascio la parola cioè. All'avvocato Rolla, perché a Massimo, via, dai, ecco, oggi siamo bravo. Amici, parliamo Massimo, esatto. Perché insomma la parte istituzionale l'abbiamo fatta, quindi lascio la parola a Massimo, nel senso che
Sì, questa è una rubrica che parla di comunicazione aumentativa alternativa, però oggi magari parleremo un po' più di disabilità in maniera trasversale, no? Se vogliamo, certo. Non ci concentreremo nello specifico forse in questo campo, in questo ambito, però abbiamo la fortuna di avere qui, appunto, come ho detto prima, il garante, e io chiederei a lui come prima cosa, una curiosità personale, ma in Umbria a che livello siamo? A che punto siamo arrivati per quanto riguarda l'attenzione che viene data alla disabilità? Comprendiamo tutto, poi magari entreremo rispetto più nello specifico. Rispetto al resto del mondo, dell'Europa, rispetto, dell'Italia. Rispetto anche alle altre regioni, poi rispetto al resto del mondo ci abbiamo avuto anche qualche esperienza, diciamo, recente, si può parlare anche di quella, però insomma... Rispetto alle altre regioni d'Italia, ma diciamo rispetto al resto d'Europa e del mondo, dai, facciamo. Ah, innanzitutto grazie, cioè, per me è un piacere essere qua oggi e soprattutto grazie a Giorgio, grazie a tutti quanti voi. E con Giorgio ovviamente ci lega ormai un'amicizia che è datata ormai a 4 anni, che comunque viaggiamo insieme, un'amicizia nata per caso, per una richiesta di coinvolgimento in un determinato tipo di percorso che stava facendo Giorgio, e io mi sono messo subito a disposizione. Ancora non ero neanche garante per i diritti delle persone con disabilità, io sono stato istituito 1 anno e mezzo fa, e da lì però già mi occupavo comunque di diritti delle persone con disabilità dal punto di vista giuridico, dal punto di vista del diritto, perciò sono tanti anni ormai che me ne occupo. Cioè è parte integrante di quella che è la mia vita. E Giorgio mi ha chiesto un aiuto, io gliel'ho dato molto volentieri, ed è lì partita la collaborazione, perciò che poi è iniziata come una collaborazione formale e poi piano piano si è trasformata in amicizia, in vera e propria amicizia. E questa è la situazione che comunque ci ha coinvolto maggiormente. Certo. E ovviamente poi in tutte quante quelle che sono le varie iniziative che sono state fatte nel corso del tempo, ho vissuto delle situazioni che è meglio che lasciamo dentro. Puoi raccontare. No, ma perché sono esperienze uniche quelle che abbiamo vissuto insieme a Giorgio e agli amici di Giorgio, perciò tutti quanti quelli che fanno parte integrante del Poppy on the Road e che sono comunque parte integrante nell'attività di Giorgio stesso, perché Giorgio è un vulcano fondamentalmente sotto ogni punto di vista. Perciò e tutti gli amici storici che lo seguono da tantissimo tempo, a tutti gli amici storici mi sono accodato anche io. E perciò tutte le iniziative che sono iniziate. Partecipato anche fisicamente? Fisicamente. Ecco. Io ho iniziato dalla pedalata a Roma, dalla pedalata barra camminata a Roma, e poi dalla Via degli Dei l'anno scorso, che è stata veramente un'esperienza unica, veramente bellissima. Ci è venuta bene, devo essere sincero. Sì, molto bene, ma molto bene anche dal punto di vista del coinvolgimento delle istituzioni scolastiche per quanto riguarda la comunicazione aumentativa alternativa, perché il progetto è nato con il coinvolgimento di tutte quante quelle che sono le istituzioni scolastiche. Sapete che noi abbiamo tantissimi problemi per quanto riguarda l'inclusione scolastica in Italia, ma anche comunque tante leggi che sono positive da questo punto di vista, perciò il coinvolgimento delle istituzioni che ci sono state all'interno è stato veramente veramente importante. Abbiamo conosciuto una realtà importante come la Isaac Italy, che comunque ci ha aiutato nell'implementazione, ha aiutato Giorgio soprattutto nell'implementazione della comunicazione aumentativa alternativa, e tutta una serie di collaborazioni instaurate che poi ho portato avanti anche io come garante per quanto riguarda qui alcune iniziative in Umbria. Cioè Giorgio è stato il volano importante di tutte quante quelle che sono le varie iniziative che sono state portate avanti in comunicazione aumentativa alternativa. E se devo rispondere alla domanda di Giorgio, allora noi qua in Umbria devo dire che comunque le iniziative sono tante e lo stato dell'arte è importante, perché abbiamo prima di tutto tantissime persone che si occupano di persone con disabilità, e la cosa molto importante è che ci sono tantissime associazioni di volontariato e tantissimi operatori, e qua Chiara è un esempio, che lo fanno in maniera veramente splendida, non solo norme di diritto, ma soprattutto quelle che sono le esigenze delle persone con disabilità, perché noi quando parliamo di persone con disabilità parliamo di una condizione di disabilità, che poi ultimamente, se devo fare proprio i puntini, no? Ultimamente è stato emanato il 14 di maggio il DL 62 del 2024, che è una vera e propria pietra miliare
per quanto riguarda quello che è la condizione delle persone con disabilità, perché è un decreto attuativo della legge delega sulla disabilità e parla soprattutto di progetto di vita, finalmente. Cambiando completamente ogni tipo di paradigma, cambiando ogni tipo di idea che si aveva, soprattutto per quanto riguarda quello che era la vecchia legge, che era la 328 del 2000, perché se noi siamo bravi in Italia, siamo bravi in tante cose, però abbiamo tante leggi frammentate e ovviamente non abbiamo delle leggi uniformi. Piano piano stiamo cercando di uniformare tutto quanto quello che è il sistema. In Umbria, ripeto, c'è tanta collaborazione, c'è tanto lavoro da fare, è ovvio, è normale che sia così, rispetto anche ad altre regioni italiane che magari sono più avanti in alcune cose ma più indietro in altre. Noi abbiamo un sistema di inclusione scolastica che ancora deve fare parecchie, diciamo, passi per quanto riguarda determinati tipi di situazioni. Abbiamo dirigenti molto illuminati, abbiamo dirigenti invece che nella realtà dei fatti ancora hanno delle difficoltà a comprendere la condizione delle persone con disabilità, soprattutto dei bambini e delle bambine all'interno del sistema scolastico. Io punto molto a questo, perché secondo me avere un ottimo sistema di inclusione scolastica ovviamente favorisce la persona con disabilità, certo, all'interno, certo, anche, certo, di quello, certo, che è il lavoro. Perciò, ecco, ripeto, tanti passi da piano piano. Io ho sempre detto che la mia figura è stata istituita per garantire i diritti, ma in realtà io sarei molto contento se la mia figura non esistesse, perché significa che comunque il sistema di inclusione e il sistema dei diritti ovviamente funziona, il welfare, quello che stiamo cercando di sistemare piano piano, comunque funziona. E perciò, ecco, io tantissime sono le segnalazioni che mi pervengono ogni giorno, io ho le mail piene di segnalazioni, messaggi che mi arrivano di continuo, magari anche associazioni o famiglie che si trovano in difficoltà su determinati tipi di situazioni, e cerco di fare quello che è il mio potere fare. Cerco di, diciamo così, di fare da leva a quelle che sono le istituzioni politiche per trovare delle soluzioni comuni, cerco di fare da leva alle istituzioni scolastiche per trovare soluzioni comuni, cerco di far capire effettivamente che i diritti esistono e non devono essere calpestati, che quella è la cosa principale, perché le discriminazioni sono all'ordine del giorno, e cerco di portare avanti temi importanti come la comunicazione aumentativa alternativa, che è un tema tra tante situazioni di disabilità, è un tema che deve essere portato all'attenzione di tante persone, che ovviamente già da tempo c'è, esiste, che però ancora ha bisogno comunque di importanti implementazioni sotto ogni ambito, tutto qui. Però Massimo ha detto una cosa importante, no? All'inizio del suo discorso, che io ci tengo a sottolineare, tu hai detto che in Italia le leggi ci sono. È certo che ci sono, esistono. Ecco, questa è una cosa secondo me, che cioè un messaggio che deve passare è questo, che in Italia le leggi ci sono, quindi prima di dire o di non fare qualcosa, una domanda si può fare a qualche, no? Ma nella realtà, allora guarda, adesso io cioè non mi rendo conto, magari adesso io dico magari una sciocchezza, nel senso che io so che ci sei tu come figura, mi rivolgo a te. Immagino che ci sia la stessa tua figura anche in altre regioni. Non siamo, quindi, in tantissimi. Ecco, quindi vedi, già l'Umbria sta più avanti, no? Di altre regioni in questo senso. Però tutte le famiglie che spesso, io in prima persona questo l'ho vissuto, l'ho provato, non sai che fare, perché voglio dire, quando ti parlano per la prima volta di disabilità, sta parola è un calderone infinito, certo. Perché tu che cosa ne sai, quale aspetto va a toccare, quale ti tocca, quale ti servirà sapere o conoscere. Ci sono figure come quella di Massimo che possono aiutare le famiglie che brancolano nel buio, che possono dare risposte, e queste risposte poi, adesso io sto pensando a una ragazza che conosciamo tutti quanti, no? Tutti la stiamo pensando, penso. Queste risposte date al momento giusto, al tempo giusto, cambiano la vita delle persone, cioè fanno una differenza, agire in una determinata maniera al momento opportuno, cambia. Ma io, Giorgio, credo che sia importante fare cultura, no? Cioè, esatto. Noi stiamo cercando di portare avanti, anche qui in questa trasmissione, veramente vi ringrazio, perché è molto importante comunque parlare delle tematiche relative alla condizione delle persone con disabilità.
Il cambio culturale c'è nel momento in cui se ne parla, c'è nel momento in cui si espone quelle che sono le problematiche, esatto. Quelle che comunque sono anche magari i diritti che ci sono, però prima di arrivare a quella che è la tutela dei diritti occorre fare dei passaggi, diciamo così, intermedi. Perché è vero che comunque esistono quelle che sono le norme di diritto, ma nel momento in cui le norme di diritto vengono violate si possono anche fare dei passaggi intermedi, si può evitare magari di agire nelle sedi opportune per tutelare quelle che sono le varie situazioni, certo. Cercare di trovare quelli che sono gli accomodamenti ragionevoli propriamente intesi, cercare di trovare delle soluzioni comuni, cercare di trovare quelle che comunque sono delle risposte opportune in determinati tipi di situazioni. Io vengo da un convegno dove ho portato i saluti della sindrome X fragile, che è una malattia rara, che è associata ovviamente molto spesso a forme di disabilità intellettivo-relazionale, autistica e anche forme di ADHD, perciò insomma anche forme che comunque si spingono oltre. E all'interno di questo convegno c'erano gli infermieri, futuri giovani che ovviamente si approcciano a quella che comunque sono le varie prese in carico, così si dice, ma in realtà è la presa in cura della persona, certo, con disabilità, che devono capire effettivamente che ci sono delle associazioni sul territorio che si occupano di persone con disabilità e possono essere importanti nel momento in cui ci sono determinati tipi di situazioni che devono essere affrontate. Io ho parlato prima della legislazione, io reputo che questo DL faccia veramente un passo in avanti, prima di tutto perché si aboliscono delle terminologie che sono importanti molto spesso, perché quando noi parliamo di persona con disabilità, noi che siamo del campo fondamentalmente, che io dico sempre che molto spesso ce la suoniamo e ce la cantiamo, perché quando ci troviamo ai convegni o a parlare di condizioni di persone con disabilità siamo sempre noi. E di conseguenza non possiamo, diciamo così, portare il verbo fuori da quelle che comunque, certo, sono le varie, certo, situazioni. E questa, cioè, trasmissione nasce per questo. Esatto, infatti, ed è quello l'importanza. Noi stessi, noi come Green Stage, nasciamo proprio per questo motivo, perché Green Stage è un palcoscenico verde. Esatto. Siamo nati proprio a dare spazio e visibilità ai gruppi giovani cantanti che se la cantano, se la suonano. Esatto. Invece in questo modo li facciamo conoscere. Ma è questo l'importante, perché ad esempio, no, parlare di che ne so, persone handicappate, handicap o diversamente abile o diciamo terminologie non consone, dal 14 di maggio non si può più fare, non esiste neanche più la terminologia disabilità grave e disabilità gravissima, ma persona con sostegno, necessità di sostegno importante, necessità di sostegno adeguato. Perché? Perché si mette al centro la persona, ed è quello che comunque dice la Convenzione ONU per i diritti delle persone con disabilità, che noi che siamo del mestiere fondamentalmente conosciamo, però molto spesso le persone non conoscono, perciò ad esempio anche all'interno dei giornali, no, c'è ancora questa figura o delle testate giornalistiche, o magari quando si sente parlare, c'è ancora l'assonanza tra la persona con disabilità e la malattia. E in pratica si dice molto spesso persona affetta da disabilità, e nella realtà la disabilità o comunque la malattia può portare alla disabilità, ma la disabilità è una condizione sociale. Non è la febbre, per dire. Esattamente, perciò se noi siamo in grado comunque di ampliare quelle che sono le offerte, e soprattutto per quanto riguarda le persone con disabilità, dare risposte effettive in determinati tipi di ambiti, è ovvio e normale che la mia figura non ha necessità comunque di esserci, certo. Da questo punto di vista, ed è quello l'obiettivo. Noi siamo pochi. Per autoestinguerti praticamente. Sì, ma certo, ma è quello. Credo, ma molto tempo. Ma allora, effettivamente è vero, però diciamo che nel corso del tempo noi abbiamo fatto tanti cambiamenti, no? Già da 10 anni fa le persone con disabilità sono comunque guardate in maniera diversa, o comunque, diciamo così, è brutto la parola, ma trattate in maniera diversa. No, però comunque la condizione della persona con disabilità è vista in maniera diversa e comunque anche presa in carico in maniera diversa. C'è un po' più di attenzione, poi sì, però non in tutti i contesti. No, c'è da tanto da lavorare.
Però ad esempio prima Giorgio ha fatto riferimento all'Europa, lo sappiamo benissimo, l'Europa in alcuni contesti è molto avanti, ma in altri contesti è molto indietro, ci sono ancora le classi differenziali, ci sono ancora comunque di inclusione lavorativa, non se ne parla. No, anche noi, volendo rimanere più a quello che hai detto tu adesso nello specifico della questione proprio del linguaggio, io mi ricordo bene quando abbiamo assistito a quella commissione, la terminologia che è stata utilizzata. E adesso non per fare proprio una questione di forma, però lì tu sei al vertice del sistema legislativo, cioè del continente più grande del mondo, perché voglio dire, l'America è grande, ma l'America ogni stato credo ci faccia legislazione per conto suo. Sì. Se non vorrei dire una stupidaggine, ma il Parlamento europeo, stati federali. Ogni stato fa il suo, no? Il Parlamento europeo comunque legifera per tutta l'Europa, e quindi cioè, la terminologia che utilizzi lì deve essere sì, corretta. Poi ci sono comunque delle determinate situazioni che comunque sono particolari, nel senso che comunque c'è magari molta più attenzione, noi abbiamo scoperto che magari c'è molta più attenzione al tema dell'accessibilità, perché le persone con disabilità fisica e l'accessibilità a livello di barriere architettoniche, perché accessibilità può essere anche comunicativa, ma quella è l'attenzione bassissima. No, a livello di accessibilità intendo di barriere architettoniche, ma barriere architettoniche soprattutto fisiche, neanche dal punto di vista sensoriale fondamentalmente, quello c'è, diciamo, un'attenzione ma relativa. Dal punto di vista delle disabilità fisiche in Europa c'è molta attenzione, sappiamo che in paesi comunque tipo la Svezia o la Norvegia eccetera sono molto più avanti, ma perché questo? Questo l'abbiamo scoperto andando insieme, vedendo, toccando con mano quelle che erano le varie situazioni, perché la persona con disabilità fisica comunque deve essere, per diciamo così, produrre, deve essere integrata. La persona con disabilità intellettivo-relazionale non può produrre, di conseguenza c'è meno attenzione. Secondo concezione dell'Europa. Perciò la persona con disabilità intellettivo-relazionale, che comunque ha necessità di un'adeguata presa in carico, una necessità comunque di un adeguato seguito e quantomeno comunque un investimento maggiore anche di risorse, ovviamente da quel punto di vista è meno produttiva rispetto a quella che una persona con disabilità fisica, nel momento in cui si mette in condizione la disabilità fisica comunque di avere meno barriera architettonica. Ma questo è il ragionamento che viene fatto, questo è il ragionamento che abbiamo scoperto. Perciò ad esempio i disturbi comunicativi complessi, le malattie rare, tutto quanto quello che è legato a il 90% comunque della disabilità stessa, perché badiamo bene, se noi parliamo di disabilità intellettive, l'80% di persone con disabilità intellettive vive all'interno del nostro sistema scolastico. Perciò significa che le disabilità intellettive sono molto molto di più rispetto a quelle che sono le disabilità fisiche che comunque si hanno. Perciò quando parliamo ovviamente di abbattimento delle barriere architettoniche, dobbiamo parlare di abbattimento a 360 gradi. Io quando parlo di disabilità parlo sempre a 360 gradi, perché molto spesso la gente si dimentica che comunque esistono altre forme di disabilità nella realtà dei fatti. E perché c'è il problema che non le vedi. No, ma noi siamo abituati a... Allora, noi abbiamo tante barriere architettoniche per di tutto all'interno del nostro cervello. Io lo dico sempre. Noi abbiamo le barriere architettoniche all'interno della nostra mente. Barriere architettoniche per quanto riguarda la religione, ad esempio, il sesso, il modo di porsi, tutte quante quelle che sono le varie questioni che comunque noi abbiamo all'interno della nostra vita, e abbiamo barriere architettoniche anche per quanto riguarda la disabilità. Perché? Perché siamo abituati a vedere che una persona con disabilità magari ha la sua carrozzina e in noi normalmente ci assale quel senso di pietismo e dici poveretto, mannaggia la miseria, tu pensa alla famiglia come sta, oppure magari in determinati tipi di situazioni, pensate ad esempio, no, io ribalto la situazione, pensate a Caterina, no? Caterina è vivace, ha il suo modo di comportarsi, ha il suo modo comunque di esprimersi, però molto spesso le persone non lo capiscono, perché ovviamente vedono una bambina, perché Caterina da vedere, comunque se uno vede Caterina ovviamente è una persona tranquillissima, il problema è come si pone Caterina, e nel momento in cui si pone in una determinata maniera che le persone non comprendono, subito assale il pietismo,
e di conseguenza li assale, però mannaggia, poveri genitori che si devono comportare o si devono rapportare. E questo è quello che noi dobbiamo cercare di abbattere. E questo che dobbiamo comunque cercare di far capire a tutta quanta quella che è la popolazione che non si occupa di disabilità. Certo. Sono queste le varie situazioni che comunque nella vita di tutti i giorni le famiglie si affrontano. E ma le affrontano con la forza, la forza, questo è l'importante. Perché noi dobbiamo comprendere che la forza delle famiglie e ovviamente anche la forza delle associazioni che comunque sopportano e supportano le famiglie, perché le sopportano in determinati tipi di ambiti, perché sopportano quelle che sono le loro varie e giuste esigenze, ma le supportano affinché queste esigenze comunque siano portate all'attenzione di tutte quante quelle che sono le persone. E nel momento però in cui non ci arrivano le associazioni, ci arrivo io. Arrivo io, però come arrivo? Anche qui sono domande che molto spesso mi fanno, cioè come arrivo? Come si contatta il garante? Allora, a parte il fatto che il garante, cioè io ho il mio telefono personale e il mio telefono della regione, che sono dovunque praticamente, tutti quanti. Se vai e scrivi... Prende ovunque il tuo telefono. Massimo Rolla. Come la radio di cui parlavamo. Esatto, il mio telefono prende ovunque. Se si va su internet, no? Solo digita Massimo Rolla, ovviamente ci sono insomma una serie di cose, e c'è anche il mio numero di telefono personale, perché comunque io utilizzo anche il mio numero di telefono, non solo il telefono, ma se si va sul sito della Regione Umbria, sul sociale c'è appunto il garante per i diritti delle persone con disabilità e di conseguenza tutte quante quelle che sono le varie tematiche, tutte quante quelle che sono le varie situazioni di cui mi occupo, ma anche tutti quanti gli atti che ho messo nel corso del tempo. Perciò è semplice contattarmi, ma perché si deve arrivare a me? Io non è che ho ovviamente la sfera di cristallo, non riesco a risolvere tutte quante quelle che sono le varie problematiche che comunque mi vengono poste. Molto spesso diciamo sono molto difficili anche da far comprendere anche alla politica, perché io non ho la possibilità di intervenire direttamente sulle questioni. Ho la possibilità fino a un certo punto, nel senso la possibilità di andare a parlare ad esempio con le istituzioni scolastiche o lavorative che si comportano in una determinata maniera, la possibilità comunque di scrivere, di interloquire e quant'altro, ma nel momento in cui c'è la necessità di agire devo necessariamente comunque fare un passaggio politico, perché non ho la possibilità di agire in prima persona. E questo è un vulnus all'interno comunque di quella che è la figura del garante stesso. Un vulnus che ho attenzionato, vi dico, ma anche la stessa ministra Locatelli, quando è venuta qua a Foligno il 30, ha detto che è necessario che comunque il garante per i diritti delle persone con disabilità abbia più poteri. Poteri equiparabili a quelli magari del difensore civico. Molto spesso, ecco, diceva Giorgio, quanti siamo in Italia? Siamo in 7. In tutta Italia. Sì, siamo in 7 in tutta Italia, ma nella realtà la figura del garante regionale per i diritti delle persone con disabilità molto spesso è accorpata alla figura del difensore civico regionale, che esiste in tutte quante quelle che sono le regioni. Qual è la problematica? È che il difensore civico regionale, oltre ad occuparsi di quelle che sono le varie questioni per quanto riguarda il difensore civico, che sono parecchie, e si deve occupare molto spesso di questioni attinenti alla garanzia per i diritti dei detenuti, perché anche magari garante per i diritti dei detenuti meno specifico, diciamo. Esatto. Quindi anche forse meno specializzato, poi via via esattamente via. Anche quello è meno specifico e meno specializzato, garante per i diritti delle persone con disabilità e garante per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza molto spesso. Perciò capite, è tutto una persona. Le ore sono in una regione esatto, un giorno anche per loro, esattamente. Perciò è comunque impegnativo. Perché è importante che ci sia una figura adatta? Perché è importante che prima di tutto la persona sia formata e preparata. Io sono sempre dell'idea che avere questo tipo di diciamo di figura e di istituzione sia, e questo tipo di incarico sia dato a una persona formata e preparata. Cioè bisogna comunque capire che nel momento in cui si parla di persone con disabilità e soprattutto in tema di discriminazione, che è il tema che mi occupa maggiormente, bisogna avere delle competenze specifiche, indipendentemente da che siano competenze giuridiche, competenze sociali, competenze sanitarie eccetera, ma bisogna comunque avere delle competenze specifiche. Poi è importante che magari ci siano delle conoscenze giuridiche,
perché è importante comunque applicare determinati tipi di conoscenze a livello giuridico per poi ovviamente far sì che queste conoscenze si possano esplicare magari in soluzioni adeguate alle persone stesse, tutto qua. Però, ecco, ripeto, è molto difficile. Ora c'è l'istituzione del garante nazionale, sapete, la nuova legge delega appunto in materia di disabilità ha anche istituito con un decreto legge attuativo la figura del garante nazionale che inizierà un primo periodo dal 1 gennaio del 2025 e poi deve essere definito chi sarà. Allora, dovrà essere nominato, è un triumvirato. Sarà un triumvirato fondamentalmente perché comunque funziona così la figura del garante in generale nazionale, anche garante per i diritti dei detenuti, comunque è una figura a tre teste fondamentalmente e non si sa ancora chi sarà, ovviamente sarà nominato da presidenti di Camera e Senato su indicazione del Ministero della Disabilità, sarà sicuramente una persona competente in materia. Quindi pescano forse anche tra voi sette, visto che già avete gli unici. Non lo so, non è... devi fare dal 1 gennaio. No. Io, per quanto mi riguarda, io puoi rifiutare? In che senso? Ma non se ne parla. Io sto tanto bene in regione, ho la mia Giorgio è già preoccupato. No, ho già la mia attività in regione e tutto quanto. Sì, ma è vero, i garanti regionali ad esempio potranno collaborare con il garante nazionale, ci mancherebbe altro. Poi è ovvio e normale che magari ognuno di noi ha competenze specifiche in determinati tipi di settori, se occorre comunque avere una competenza specifica in un ambito giuridico è ovvio e normale che collaborerò con la figura del garante nazionale, ci mancherebbe altro. Però è comunque insomma un presidente con due componenti a latere e questi appunto vengono nominati dal governo, dai presidenti di Camera e del Senato eccetera, però sono comunque figure importanti, figure che sapranno sicuramente di che cosa parliamo, non è che verranno prese figure così tanto perché ripeto il tema della disabilità è un tema molto molto complesso e molto molto articolato, perciò bisogna sapere esattamente come ci si muove all'interno. E comunque è già un gran passo in avanti avere una figura a livello nazionale, è tanta roba, insomma. Guarda, tanti passi in avanti sono stati fatti, cioè nel senso il problema che noi abbiamo maggiormente in Italia è che esiste tanta frammentazione delle norme, ok? Un altro passo che stanno cercando di compiere, non so se ci riusciranno da qui a fine legislatura, però molto probabile che sia così, è una diciamo un vero e proprio codice della disabilità, in maniera tale che tutte le norme frammentate del nostro ordinamento rientrino all'interno di un sistema unico che possa essere fruibile a tutti e che possa essere ovviamente compreso da tutti, in maniera tale che ovviamente tutte quante le persone abbiano dei punti di riferimento. Questo è uno dei tanti comunque riforme. Abbiamo delle persone comunque preparate che se ne stanno occupando, ce ne sono tantissime, poi indipendentemente da quelli che sono i vari colori politici, io francamente e mi spendo, io reputo la ministra Locatelli veramente molto preparata da questo punto di vista, e perché viene da un mondo che conosce. Da un mondo che conosce, che ha vissuto per una vita, non parliamo di politica, parliamo della persona in generale. Perciò da questo punto di vista si sta spendendo moltissimo. Poi è ovvio e normale che il sistema è fallibile, è migliorabile sotto ogni punto di vista, però ripeto, le politiche in tema di disabilità sia all'interno del nostro tessuto regionale. Perché badate bene, noi abbiamo un osservatorio sulla condizione delle persone con disabilità che ha all'interno tutte le associazioni e tutte le realtà associative. E l'osservatorio, che è presieduto dalla dottoressa Paola Fioroni, è importantissimo da questo punto di vista. Dà, diciamo così, la figura e l'ambito e soprattutto anche il polso di quello che bisogna fare per quanto riguarda e per migliorare la condizione delle persone con disabilità all'interno del nostro territorio. Io sono una figura di raccordo che si occupa di altro, che comunque interviene nel momento in cui è necessario intervenire. Però la figura più importante è l'osservatorio, perché all'interno dell'osservatorio tutte quante quelle che sono le varie istanze delle associazioni comunque vengono prese in considerazione. Mi auguro anche che
Popi rientri all'interno magari di un osservatorio futuro per eventualmente magari portare le istanze di quelle che sono le ma più che altro anche la comunicazione. Lo sai un po'. No, ma è aperto a tutti. È aperto a tutti, ma è ovvio che è come tu dicevi prima, che il garante nazionale magari il difensore civico c'ha 10.000 occupazioni, 10.000 ambiti. È anche vero che io spesso, la condizione di Caterina, che sono tre bambine in Italia, io mi trovo da solo. Non è importante. No, non è importante, però capito, io non trovo qualcun altro che mi può dare una mano a gestire qualcosa. Perché io lo ammetto senza nessuna difficoltà, io non ci riesco a gestire tutte. Il tempo non ce l'hai, perché comunque va bene che poi decidi di non dormire. Puoi sottrarre le ore del sonno, però a un certo momento tu non ce la fai, perché tra il lavoro, comunque Caterina c'ha due sorelle, le bambine. Sì, capisco che comunque. Ecco, capito. Cioè, nel senso, far parte magari di un'associazione dove c'hai più persone. Però è importante. Allora, io l'ho sempre detto, no? Io non sono una figura politica. Cioè, nel senso, nel momento in cui hanno scelto me. L'hanno scelto indipendentemente da logiche politiche. Io ho partecipato a un bando e mi hanno scelto, mi hanno nominato all'interno dell'assemblea legislativa senza nessun tipo di ostacolo, e devo dire che questo è stato una grossa comunque riconoscimento. Però se io sono indipendente dalle logiche di partito, è ovvio e normale che mi devo rapportare con la politica. Ho cambiato per me è stato difficile, perché io ho cambiato completamente un po' il paradigma che avevo prima, perché arrivando dalla libera professione, continuando con la libera professione, scontrarsi con quelle che sono le logiche della politica per me è stato inizialmente molto difficile, devo dire onestamente. Poi piano piano ho imparato che capendo determinati tipi di situazioni, capendo determinati tipi di dinamiche, è importante anche, diciamo, rapportarsi con quelle che sono le varie istituzioni, perché altrimenti non si sostiene nulla. Cioè, qui la situazione è che se si vuole ottenere giustamente il riconoscimento di un diritto, se il garante non può agire in prima persona, necessariamente lo deve fare tramite la politica. Questo è indubbio, ma in ogni tipo di ambito. Poi abbiamo persone che comunque sono molto più sensibili, e in Umbria siamo fortunati, devo dirlo proprio onestamente, siamo fortunati, perché credo che l'Umbria comunque sia, dal punto di vista della sensibilità e dal punto di vista dell'attività, ripeto, le problematiche ci sono, non ci nascondiamo dietro un dito, non raccontiamo storie, fondamentalmente le problematiche ci sono dovunque, però da questo punto di vista siamo una regione piccola e molto avanti. La sperimentazione per quanto riguarda il DL 62 del 2024, per quanto riguarda il progetto esistenziale di vita personale partecipato, partirà dalla provincia di Perugia, sarà una delle 9 province in cui partirà la sperimentazione del progetto di vita, e questo è importante perché avremo comunque operatori formati, operatori che andranno a Roma e saranno formati per quanto riguarda quella che è la partecipazione e l'attività al progetto di vita, e questa è una parte importante. E poi ovviamente, partendo la sperimentazione, ci si augura che comunque tutto quanto possa essere portato avanti, ma il progetto di vita è importante per tutti. Noi abbiamo aspettato una vita per tendere al progetto di vita, perché la 328 del 2000 è andata avanti a strozzi e bocconi, molto spesso non si è attivata, molto spesso abbiamo fatto fatica, perché è una situazione in cui sia i comuni che le ASL di riferimento devono collaborare, e molto spesso queste due figure non parlano molto bene tra di loro. E molto spesso la persona che deve essere al centro, con i suoi desiderata, con i suoi obiettivi e quant'altro, non viene ascoltata. E qui è la difficoltà. Tutto questo dovrà essere superato da questo nuovo decreto legislativo. Ma è una goccia nel mare, non è che parliamo di chissà che cosa. È una goccia nel mare, però intanto è importante che ci sia. E io nel mio piccolo continuo a fare quello che faccio tutti i giorni: ascolto le persone, parlo con le persone, cerco di superare e cerco di capire le persone in determinati tipi di contesti, perché so quello che magari può vivere una famiglia.
le mie situazioni personali sono all'ordine del giorno, perciò io... Però tu prima hai detto una cosa importante, no? Che io volevo sottolineare, anzi per sottolinearla rubo un'espressione a un amico mio, anche se ci conosciamo da poco, Alessandro Marsili, che poi è tutto ligno. Quindi. Grande Alessandro. Ciao Alessandro. La rubo perché pochi giorni fa siamo stati insieme ad un evento, diciamo, c'eri anche tu Massimo, c'era lui anche, e poi ci siamo fermati, abbiamo parlato un po' e lui mi ha detto che va è già stato, gli piacerebbe fare ancora sensibilizzazione nelle scuole, no? Perché parlavamo prima, no? Del discorso della scuola, sensibilizzare i ragazzi. E lui, diciamo, in questa sua lezione sulla disabilità, che cosa ha fatto? Scriveva alla lavagna quello che prima diceva Massimo: quando tu ti rendi conto che una persona è disabile, provi compassione, fai il pianto, dici poveretti, no? E lui un po' per volta poi racconta la sua storia e mi è piaciuta questa immagine perché lui cancella la M di compassione, la trasforma in una N e la fa diventare compassione con passione. E è questo il modo in cui si deve, secondo me, affrontare. Cioè, io l'ho sempre pensato per Caterina, e è quello che in maniera più o meno sono riuscito a fare, non lo so, non ci sarò riuscito, ma insomma l'idea che mi ha spinto è stata sempre quella. E lui me l'ha tradotta però veramente con due parole, con una parola che ha scomposto in due, cioè lui ha dato concretamente con due parole, ha rispecchiato, ha tradotto quella che era la mia idea. E quindi per questo mi è piaciuta subito questa immagine, e che mi rimane molto in mente, e perché trovo, penso possa andare bene per descrivere quello che ha raccontato Massimo fino adesso, cioè il piantino. Non serve a nessuno, di sicuro non serve alla persona della quale stiamo parlando, no? La persona con disabilità, non serve alla sua famiglia, non serve a chi le sta intorno, ci vuole un po' di applicazione. La passione. Negli ambiti che ognuno può. Quello che, diciamo, puoi fare, certo, quello che puoi fare nel tuo ambito. Ma se non c'è la passione, la compassione non serve a nulla. Ecco. Nel vero senso della parola. No, cioè, dobbiamo fare il cambio di paradigma, no? Cioè, esatto. È quello che dicevo prima. Vedere la persona con disabilità e dire poverino. E quello è un cambio di paradigma che dobbiamo fare, vedere la persona. Vedere la persona e non la disabilità. Esatto. Come prima cosa, perché quella è quella che salta molto spesso per prima all'occhio, e quindi a cui si dà un risalto molto più grande rispetto a chi hai davanti. Però quella è una persona, a prescindere da se sta, non lo so, in carrozzina o se non. Io non so se l'avevo fatto pure quel radio, ma mi riviene sempre in mente quell'episodio in cui mi è capitato di accompagnare un ragazzo grande, di 16 anni, tipo, per provare il comunicatore, avevamo dato un comunicatore dinamico, quindi un tablet, sì, con, sempre con la CA, perché lui non parla, però è un ragazzo intelligente, non parla semplicemente e sta in carrozzina. E l'ho accompagnato con il suo educatore domiciliare, abbiamo fatto un'uscita per far vedere sia l'educatore domiciliare sia lui come può essere usato nelle situazioni reali, no? E quindi provarlo così. E siamo andati in un centro commerciale dove c'era anche un negozio di tecnologia, lui piace molto la tecnologia, quindi si è messo a guardare i cellulari e effettivamente gli smartphone, il modello che gli piaceva a lui era l'unico senza prezzo, e mi ha fatto capire che voleva sapere quanto costava, quindi ho detto benissimo, questo è un esempio, facciamo subito la cartellina al volo così, mettiamo... negozio, quanto costa, insomma, per poterlo richiedere tramite questo tablet, sì, che c'ha l'uscita in voce. E quindi lui in autonomia va dalla ragazza, e dico lo mettiamo al volo perché lui purtroppo nemmeno ha imparato a leggere e scrivere, quindi anche, sempre per discorsi di vabbè. E quindi l'ho dovuto cercare io il pittogramma, però una volta messo lui sa usare benissimo il tutto, va dalla commessa e quindi gli chiede qual è il prezzo, c'è l'uscita in voce, abbiamo sentito tutto, lei sente benissimo perché risponde, il problema è che risponde a me, cioè lui gliel'ha chiesto e lei si rivolge a me, qual è il motivo? Perché lei sicuramente non l'ha fatto con nessuna cattiveria, però capite quanto è demotivante poi per lui vedere che nonostante riesce a farsi capire, poi la gente dà per scontato che lui non può capire la risposta. Lui è un ragazzo intelligente, normale a livello cognitivo, e però è abituato a essere trattato tramite chi sta vicino, cioè che nessuno ci parla con lui, magari va dal dottore, il dottore si rivolge alla madre, va di qua, cioè tutti non si rivolgono mai a lui. Ma perché c'è non conoscenza. Ma perché c'è non conoscenza, ma c'è il problema, cioè noi abbiamo lo stereotipo o il paradigma che dobbiamo cambiare, che la disabilità tu vai a vedere quello che non puoi fare.
Esatto. Non quello che ed è quella la situazione, no? Cioè la stessa identica problematica che magari ci sono per quanto riguarda quelle che sono le persone con sorde. Sì. Cioè, nel momento in cui magari nel momento in cui ti rapporti con una persona sorda che comunque ovviamente ha il suo metodo di linguaggio e il suo metodo, una persona sorda segnante, sì sì, segnante in questo momento, e tu ti rapporti con quello che è magari il traduttore invece di rapportarti direttamente con la persona sorda segnante nel momento in cui devi rispondere, no, non va bene così, perché la persona comunque sorda segnante comunque comprende, a parte il fatto che comunque è il traduttore in lingua LIS, ma comunque con il labiale riesce a comprendere quello che comunque è. E perciò quando ti rapporti con una persona con disabilità ti devi rapportare sempre con la persona, perché è importante che la persona comunque comprenda che effettivamente ha, diciamo, si reputi persona, perché se non ci si rapporta con le persone si sentono escluse. Anche il discorso, cioè comunque vita, una persona che ha i suoi gusti, le sue preferenze, si può parlare, non esiste solo la disabilità, ci parli e la prima cosa che ti viene in mente è parlare di, cioè vedi solo quello molto spesso, cioè per fortuna in questo ambito di nicchia, diciamo tra di noi, ecco, no, però... Diciamo pure che noi stiamo facendo questo, esatto, cioè stiamo cercando di far capire agli altri come... anche noi stessi, ci dobbiamo comportare in confronti della persona disabile. E anche come dobbiamo parlare. Come parlare, se nessuno lo dice, cioè rimaniamo sempre lì allo stesso punto, poveraccio, nessuno. E infatti, esatto, questa rubrica era nata all'inizio, la prima volta che venuto era ancora a 5 o'clock, no? Sì, dopo, esatto, abbiamo detto, beh, facciamo proprio una cosa a parte, perché effettivamente può essere l'occasione per arrivare a un pubblico diverso, perché di convegni su queste cose ce ne sono tanti, ma siamo sempre, come diceva prima, ecco, Massimo, siamo sempre la suoni, gente, capito? Che lavora nel campo, le famiglie, le persone stesse, che è interessata perché è interessata, ma alla gente fuori non ci arrivano mai queste informazioni. Infatti, ecco perché io e Francesco, poi subito dopo i primi due appuntamenti, ci siamo rapportati, abbiamo detto no, cerchiamo di farlo capire alla gente. Ma è importante che comunque ci siano delle trasmissioni, ma e se ne parli, perché molto spesso se ne parla poco. O quantomeno se ne parla tanto, ma se ne parla in maniera sbagliata, anche perché è quella anche la situazione. Magari molto spesso la gente si riempie la bocca di determinati tipi di situazioni che riguardano le persone con disabilità e nella realtà non sanno neanche quello che stanno dicendo. Ma questo è un limite nostro, perché quello che ho detto prima, nel momento in cui magari parliamo di persone con disabilità tra di noi, noi sappiamo quello che ovviamente diciamo, quello che ha detto Chiara prima, quello che abbiamo detto, quello che ho detto prima io. È importante che tutto emerga fuori, perché le persone, conoscendo quello che comunque magari è il mondo, si rapportano in maniera diversa, capiscono, comprendono e parlano anche in maniera diversa. Questo è un primo passo. Poi, ovviamente, ci sono passi ulteriori. C'è tanto lavoro da fare, ma tanto tanto. Però dobbiamo, da qualche parte dobbiamo cominciare. Ma è quello cioè, col nome della mia associazione, Poppy on the Road, era nato con questo, on the road. Non dentro casa. Infatti andremo di nuovo on the road. Ora mi hanno coinvolto anche, io andrò anche. C'è già qualcosa che vuole ci ha chiesto, a mani giunte, portatemi con voi un'altra volta. State preparando già un altro qualcosa. Ovviamente sì, conoscendo Giorgio Mazzoli non può non essere così. Adesso ancora spoileriamo fino a un certo punto, ma diciamo che ecco quest'estate una passeggiata, ecco, bisogna fare quest'estate una sgambata, me la fanno anche fare quest'anno. No, io sono contento, sono molto contento e sono molto felice. Ripeto, partendo dall'inizio, da quello che ovviamente fa Giorgio, che è una goccia in mezzo al mare, però è una goccia importante, ed è importante che questa goccia si espanda. E partendo da quello che fa Giorgio, si parla comunque di argomenti molto molto importanti, che possono essere anche considerati magari argomenti di nicchia in determinati tipi di situazioni, anche all'interno dello stesso mondo della disabilità. Però nella realtà invece sono argomenti che sono all'ordine del giorno, si ripercuotono tantissimo. Assolutamente. Parlare di comunicazione aumentativa e alternativa non solo all'interno del mondo della scuola, ma all'interno della vita di tutti i giorni per le persone con disabilità è importantissimo, perché la comunicazione aumentativa e alternativa, ricordiamoci che non è solo la comunicazione delle persone con disabilità, è la comunicazione per tutti. Perciò è quello, cioè se noi conosciamo la comunicazione aumentativa alternativa, siamo comunque in grado di fornire risposte e comunicazioni a tutti, non solo alle persone con disabilità.
perché c'è un mondo dietro la comunicazione aumentativa alternativa. Poi ci sono comunque delle situazioni in cui viene utilizzata meglio, altre un pochino peggio, però l'importante è fare all'interno del sistema dell'accessibilità in generale, va bene, la comunicazione aumentativa alternativa può fare tanto, perché dare un'implementazione alla CA in tantissimi contesti, possono essere contesti museali, teatrali, ristoranti, vita di tutti i giorni, eccetera, è una dare accessibilità alle persone con disabilità in ogni tipo di contesto è il punto dove noi dobbiamo arrivare, perché non ci possiamo fermare, ripeto, solo all'accessibilità fisica, dobbiamo dare accessibilità a tutti. Molto spesso, ad esempio, no? Noi abbiamo un problema, ora lo stiamo cercando di risolvere, io passo di palo in frasca ma parlo di accessibilità. Noi abbiamo un problema importante, soprattutto anche a Perugia in tema di mobilità. Il millimetro è il massimo dell'accessibilità, uno direbbe, no? Cioè, hai la possibilità comunque di essere... Certo. No, per qualsiasi persona. Secondo voi è accessibile per una persona non vedente? Punto interrogativo. Ma vi faccio una domanda proprio semplice. No, adesso nemmeno mi ricordo bene, tanto che non è. No, potrebbe comunque benissimo. Potrebbe essere, no, accessibile, magari se c'è l'accompagnatore, entra all'interno del millimetro, se c'è il bastone, se c'è il cane, entri con il millimetro, eccetera, eccetera. Il problema è che la persona da sola non può entrare all'interno del millimetro. Per il biglietto serve. No, perché non sa dove scendere. Non c'è un sistema di vocalizzazione. Non parla. Ma infatti, cioè, ad esempio, no? Cioè, un esempio su tutti. La mobilità in realtà è un sistema importante, perciò si favorisce magari quello che è l'accesso della persona con disabilità fisica, ma non si guarda molto spesso a quelle che sono le altre disabilità. I percorsi tattilo-sensoriali all'interno dei vari percorsi che ci possono essere, ma sono delle situazioni. O ad esempio Caterina che vuole entrare all'interno di un museo e comprendere magari in comunicazione aumentativa alternativa che cosa vuol dire con l'aiuto. Stiamo magari no, l'hai detto o l'ha detto no. Non sto spoilerando, parlo in generale. No, parlo in generale. E perciò cioè tutta quanto un sistema che ovviamente deve essere comunque conosciuto da chi non se ne occupa di queste situazioni, perché magari avere un'accessibilità ad esempio ai concerti è importante, non tenere le persone con disabilità all'interno di gabbie all'interno dei concerti è importante. Ci sono comunque, sono state presentate le proposte di legge per quanto riguarda queste situazioni, ne abbiamo presentate anche ultimamente. Incredibile, stai toccando tutti i punti su cui in qualche modo stiamo cercando di muoverci. Invece senza nella realtà, saperlo alcuni, tra l'altro, li nominati tutti. Nella realtà, ma quelle sono comunque le situazioni che comunque tutte quante quelle che sono le persone segnalano nella maggior parte delle volte. Quello che mi è capitato molto spesso è il sistema museale, per fare un esempio, è accessibile per quanto riguarda le persone con disabilità fisica, ma non è accessibile per quanto riguarda le persone con disabilità sensoriale, non è accessibile per quanto riguarda le persone con disabilità intellettivo-relazionale, perciò con sistemi di comunicativi complessi. Perciò tutto quanto quello che magari il sistema deve essere migliorato. Per quanto riguarda l'accessibilità ai concerti, è accessibile per le persone con disabilità fisica? Sì, ma è accessibile per quanto riguarda determinati tipi di questioni, sono ghettizzati, sono messi da parte. Allora, questa è la prima immagine che mettevo. Qualche volta mi è capitato di fare qualche piccolo corso sulla comunicazione aumentativa, all'inizio parlo di CF, e c'è l'immagine proprio da Google Immagini, ho cercato accessibilità concerti, c'è proprio questa cosa tristissima, no, per carità, è bello, possono andare al concerto, però ci sta sto recinto in cui ci sono tutte le carrozzine e tutti gli altri che si divertono sotto. L'immagine dopo, un po', diciamo, magari quello a livello di sicurezza non si può fare, però per provocazione che metto sempre, che invece a me piace molto, è un'immagine di un concerto degli Iron Maiden, dove c'è praticamente un ragazzo in carrozzina che fa surf sulla folla e tutti che lo tengono sopra e che lo mandano. Quindi ecco, io penso che a livello emotivo l'accessibilità vera i metallari l'abbiano capita meglio. Però ci sono tante... Però certo, poi quello è per fare una riflessione, però
l'accessibilità mentale di cui parlavi prima, secondo me è la prima cosa su cui uno, perché poi se tu ti ritrovi a dare tutti gli strumenti tecnici per essere effettivamente autonomo, ma vai al bar e cocktail te lo scelgo io, perché facciamo prima parlare col cameriere, nemmeno te lo chiedo, magari tu lo puoi selezionare, però non mi viene in mente di fartelo dire a te, perché parlo, e c'è capitato veramente, oppure un'altra signora fasica che aveva paura andare al supermercato, cioè la sua più grande tristezza era che non poteva più andare al supermercato a parlare col salumiere, così, perché comunque con quello là il salumiere non era abituato, non ci, cioè quello è il problema, che poi la gente non è pronta anche se gli dà gli strumenti tecnici, secondo me. Una cosa ultima e poi finisco, c'è da dire che comunque tanti passi da gigante comunque sono stati fatti anche in tema di accessibilità, tutte quante quelle che sono le varie proposte che stiamo portando avanti anche all'interno dello stesso Minimetro, ad esempio Minimetro SPA a seguito della mia segnalazione con il coinvolgimento dell'Unione Italiana Ciechi si è mossa e sta attivando il sistema di vocalizzazione, perciò piano piano le cose comunque si fanno. Il problema fondamentale è che bisogna cambiare il paradigma culturale e dire: quando faccio le cose le devo fare per un'accessibilità a 360 gradi, per tutti, questo per è quanto, davvero, non per dire che accessibile lo strumento per renderlo effettivamente funzionale, per tutte le persone. Era questo, no? Esatto. Nel senso di rendere queste persone il più autonome possibile, esatto, in modo che possano autodeterminare la loro volontà in tutti gli ambiti. Bene, questo. Ci dobbiamo fermare, il tempo a nostra disposizione è scaduto, è un classico, ma cioè, questo è, però è, fa anche scena, non so, di sta cosa, non so per voi, però per me è volato via. E non ha, bisogna rifarlo un altro appuntamento del genere. Avvocato Rolla, persona stupenda, perché partiamo prima da qui, dalle persone che sono, poi dopo quello che sono. La prossima volta vi facciamo raccontare quello da prima, ha glissato, gli episodi sulle inizi. Va bene. Lì... Mamma mia, ci sono delle cose che non posso assolutamente raccontare. No, mi fate preoccupare. Va bene, RGS, un appuntamento con Scavalchiamo le Barriere per questo sabato 18 di maggio. È veramente tutto. Voglio ringraziare gli ospiti. Giorgio Massimo, che ormai è un co-conduttore, perché più che un ospite, un co-conduttore. L'avvocato Rolla, ospite graditissimo. Grazie. Aspettiamo per un'altra puntata. Grazie. Chiara, ormai Chiara, anche lei è di casa. Francesco Perlovini nella regia. Che dire, grazie davvero a tutti. Mi raccomando, comunicazione armonizzativa alternativa, Scavalchiamo le Barriere. Vi aspetto il prossimo mese, giusto? Esattamente. Poi vi daremo la data esatta. Le date esatte. Grazie a tutti. Ciao, e buona settimana. Settimana. Grazie. Ciao, ciao. Carica l'app di RGS dagli store digitali. È gratuita. Green Stage Radio, what you say is what you are.